Ai Maria, carissimi fratelli e sorelle, iniziamo un corso di apologetica, un corso importante perché ci aiuterà ad approfondire la nostra fede e anche a difenderla e propagandarla. Ecco, l'apologetica appunto è una disciplina teologica, l'apologia deriva appunto da discorso in difesa. Ecco, gli antichi greci appunto usavano appunto difendersi, quindi usare questo termine, quando appunto l'accusato pronunciava personalmente un discorso in propria difesa, e quindi anche la capacità di parlare di fronte a un interlocutore. E in chiave cristiana l'apologetica ha questo scopo appunto di difendere la propria fede, affermando la ragionevolezza e la credibilità. Quindi noi abbiamo questo grande dono, il dono della fede, che attraverso l'intelletto, ecco, possiamo appunto approfondire e anche esporre per far comprendere anche agli altri. E sappiamo che la fede e la ragione vanno insieme. Perché c'è il rischio che purtroppo ci si possa basare o solo sulla fede o solo sulla ragione. Quindi potremmo cadere in quelle situazioni che non ortodosse, praticamente si potrebbe cadere nel fideismo o nel razionalismo. Cioè il fideismo quando si vuole solo sostenere un'affermazione senza dare alcuna dimostrazione, senza usare la ragione, quindi affermare un dogma oppure una verità contenuta, ecco, nel libro rivelato. E così anche il razionalismo, quando si utilizza la ragione al di sopra della fede e si vuole solo dimostrare, ecco, con la ragione, quindi senza poi utilizzare anche i dati della fede. Mentre la fede e la ragione, ecco, invece vanno insieme, anche perché il Signore, ecco, donando la ragione e l'intelletto, questo è un dono appunto che non esclude, ecco, quindi, cioè la fede non esclude la ragione e viceversa, ma vanno insieme, ecco, come le ali, come appunto esprimeva bene Papa Giovanni Paolo II, dicendo appunto che la fede e la ragione non sono in contrapposizione, ma sono come due ali che ci portano a Dio. Naturalmente la ragione, ecco, dopo il peccato originale si è offuscata e quindi anche per esempio vediamo tanti filosofi anche del passato che hanno fatto anche difficoltà, ecco, nel evidenziare determinate realtà e quindi anche sulla conoscenza di Dio. Però ecco che il Signore viene in soccorso all'uomo e quindi illumina l'intelletto e anche si comunica, quindi si rivela. E quindi ecco qui il dono della fede che illumina l'intelletto e l'eleva verso l'alto. Nel corso di apologetica, appunto, questi dati poi della rivelazione vengono appunto approfonditi attraverso l'intelletto, perché noi abbiamo a che fare quindi a tante domande, sia personali, ma anche potremmo imbatterci anche verso alcune persone che ci potrebbero chiedere appunto delle ragioni della nostra fede. Quindi noi dobbiamo essere capaci, ecco, di dimostrare appunto quello che crediamo. Ci sono tanti testi di apologetica,
Noi appunto vogliamo adottare un testo che provvidenzialmente ho avuto tramite una lettura appunto sapete che su Amazon ci sono vengono forniti dei libri sia in formato cartaceo anche elettronico. Ci sono anche dei servizi dove uno può prendere il cosiddetto in prestito dei libri e leggerli e poi restituirli, ecco, attraverso un abbonamento. Provvidenzialmente mi capitò appunto di leggere questo libro di apologetica di Bernard Otten, Ragione e veduto, un contributo di buonsenso all'apologetica cristiana. Ecco, ora ve lo condivido sullo schermo. Eccolo qui. Quindi questo è in formato elettronico, si può leggere sui dispositivi e sui tablet, anche al computer, quindi c'è così la facilità di averlo sempre con sé, di poterlo sfogliare, anche di mettere le note, ecco, poi vedremo anche queste note, ecco, quindi sottolineare anche di condividere appunto anche parte del contenuto. Quindi vedete anche la tecnologia ci viene in aiuto. Poi ovviamente, come poi capita da me, essendo un libro ottimo, poi ho preso anche il libro cartaceo, perché è bene anche tenere, quando un libro è buono, anche quello cartaceo, ecco, perché anche con la stampa, ecco, con la lettura della stampa, ecco, è sempre qualcosa di positivo. Io appunto sono del parere che si possono utilizzare sia il formato elettronico e quello cartaceo, quindi anche qui non sono in contrapposizione, diciamo, come fede e ragione. Sono dei mezzi appunto che ci aiutano, ecco, nel sapere, non dobbiamo naturalmente sottovalutarli. E quindi questo libro, che appunto potete trovare su Amazon, anche appunto acquistarlo in formato elettronico, se uno poi è abbonato al Kindle Unlimited, può anche scaricarlo gratuitamente, cioè prendere in prestito. Ecco, questo libro è scritto appunto da Bernard Otten, un gesuita del secolo scorso, dell'inizio del secolo scorso. Ed è stato presentato, ora appunto è stato pubblicato tramite un professore, un teologo, Adriano Virgili, il quale stava proprio a scrivere un libro di apologetica. Però ecco, si imbatté anche lui in questo libro. Ritenne opportuno di non scrivere lui, ma di ripresentarlo, di ripubblicarlo in italiano. E quindi ha fatto questo ottimo servizio, dove appunto possiamo vedere, ecco qui, questa nota del curatore, che vedete ora con il testo si può anche sottolineare. Ecco, si può passare da una pagina all'altra, si possono mettere anche le note. Ecco, lì dice: più lo leggevo, però più mi rendevo conto che ben difficilmente avrei potuto fare un lavoro migliore in considerazione del pubblico che mi prefiggevo di raggiungere rispetto a quello fatto da questo buon gesuita circa un secolo fa, da qui pertanto la decisione di pubblicare un'edizione italiana. Quindi veramente un libro fatto molto bene. Ora lo vediamo insieme. Ovviamente, ecco, l'autore parte
parte dalla considerazione dell'apologetica appunto come materia importante, però si chiede se sia ancora attuale, visto che diciamo, normalmente anche nel mondo attuale si parla di Gesù, ecco, si crede nella sua istituzione, la Chiesa, anche appunto perché sono passati tanti anni. E poi dice appunto anche nel mondo la religione è così profondamente impressa nel cuore umano. Allora perché, ecco, trattare dell'apologetica? C'è qualche motivo particolare? Sì, ovviamente quello che l'autore lo ha spinto poi a pubblicare quest'opera, e quindi anche perché ritiene opportuno affrontare un discorso apologetico in quest'epoca, proprio perché ci troviamo davanti al cosiddetto indifferentismo religioso. Ovviamente ci sono tanti che, pur, non so, avendo qualche credenza in Dio, in Gesù, nella Chiesa, però sono, nell'aspetto pratico, sono indifferenti. Cioè desiderano, non so, godersi, ecco, la vita terrena, quindi di questo mondo, però quindi pensano più a una vita materiale, non pensano a loro Signore, al loro creatore, l'unico bene supremo, anche poi quello più importante, ecco, della salvezza eterna, quindi anche del paradiso. E questo naturalmente da che cosa lo si può dedurre? Ecco, praticamente dal Io ho sentito anche, appunto, anche tra i giovani, appunto, so, tanti giovani, cioè, beh, a me non mi interessa, cioè credo in Gesù, però non mi interessa, mi interessa la Chiesa, sto bene così, voglio divertirmi, eccetera. Quindi basta anche ascoltare un po' l'ambiente, no? Però, oppure basta vedere, per esempio, la frequenza in Chiesa. Ecco, qua un dato molto, diciamo, che era trista, ecco, la pratica religiosa, cioè nella Chiesa si frequenta poco. Pensate che negli anni 50, 1950, l'affluenza in Chiesa dei fedeli alle celebrazioni festive, appunto quelle della domenica, alla Santa Messa, era l'80%. Poi si pensava di cercare di andare incontro a quel 20% riformando la liturgia, cambiandola. Però gli effetti sono stati contrari, praticamente quello che si aspettava la primavera purtroppo è venuto l'inverno. Praticamente dall'80% negli anni, diciamo, poi 90, ecco, siamo scesi addirittura al 10%. E poi con la pandemia possiamo dire siamo arrivati forse al 5%. Anche se voi vedete le chiese piene, qua in Italia, ecco. Però facendo il rapporto tra la popolazione, so, una parrocchia di 5.000 abitanti, voi dovreste vedere almeno tutta la chiesa piena e con più messe. Invece voi, per esempio, su 5.000 abitanti, potete vedere, non so, un centinaio, 200, 300, se tutto va bene. Questo poi si avverte soprattutto nei piccoli paesi. Siamo nei piccoli paesi, per esempio un paese dove 100 abitanti, sono stato in un paese di 100 abitanti,
visto che una decina frequentavano la chiesa, il 10%. E poi, questo in Italia, ecco, poi in altri paesi dell'Europa si scende ancora di più. Forse fa qualche eccezione in Polonia, dove si dice che alcuni paesi si trova la percentuale come quelle degli anni 50. Però complessivamente nel mondo occidentale c'è appunto questo calo di frequenza alla partecipazione alla Chiesa, no? Quindi c'è questo problema dell'indifferentismo religioso. Quindi ecco l'apologetica che vogliamo noi trattare è quello di far riprendere questo collegamento con Dio. Quindi queste persone che sono indifferenti, che sono tutte immerse nel materiale, che non hanno più un rapporto diretto con Dio, dobbiamo richiamarli al loro Signore, al loro Creatore. E quindi ecco che noi appunto attraverso questo libro vediamo come richiamare appunto quindi al Signore. Ecco, qui vedete, ecco sulla sinistra, come è suddivisa l'opera. Ecco, si parla prima della religione in generale, poi della religione soprannaturale, la divinità di Cristo e la religione di Cristo. Quindi si parla prima in generale, ecco, della religione, con cinque capitoli. L'uomo un microcosmo, l'uomo è una creatura, la religione come conseguenza necessaria, quindi essendo l'uomo una creatura, il dovere del culto divino e la religione è morale. Ecco, vediamo quindi prima l'uomo è un microcosmo. Allora, Bede il Venerabile riferisce nella sua storia della conversione dell'Inghilterra alla fede che il re Edwin radunò i nobili per consultarli, ecco, circa l'opportunità di abbracciare la religione cristiana. E uno dei nobili, giustamente, fece osservare. Ecco, praticamente diceva, è giusto, ecco, interessarsi, però se diceva che noi per l'uomo ci sono tanti interrogativi, no? Quindi se questa religione, ecco, mi svela l'origine dell'uomo e anche il suo fine, indubbiamente questa religione è vera. E quindi bisogna abbracciarla. Quindi ecco proprio la religione, il cristianesimo, questa nuova religione, è proprio quello che svela l'origine e anche il destino dell'uomo. Quello che naturalmente ogni persona sente, quello che hanno cercato anche i filosofi che hanno appunto cercare di spiegare, di comprendere attraverso l'intelletto. Però il Signore è venuto proprio poi, ecco, se prendiamo la rivelazione, ecco, si parla proprio di questo, no? Dio ha creato l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio l'ha creato maschio e femmina, l'ha creato, e poi l'ha creato per il cielo, per il paradiso. Veramente questa è la rivelazione, però ora noi possiamo partire anche, appunto essendo, abbiamo detto, che dobbiamo spiegare anche con l'intelletto, perché noi possiamo anche incontrare delle persone che dicono, vabbè, a me, voi siete credenti, credete nella Bibbia, però io non ci credo, no?
Però mi devi dare una dimostrazione. Quindi anche solo con l'intelletto noi dobbiamo dare delle dimostrazioni di quello che diciamo, di quello che il Signore ci ha rivelato, di quello che crediamo, quello che è oggetto della nostra fede. Allora, anche con l'intelletto, ecco, noi possiamo dimostrare l'origine della no nostra vita e anche il fine. Ecco, partendo, ecco, anche dall'uomo, ecco, noi possiamo arrivare appunto a comprendere l'inizio della nostra vita. E in che modo? Secondo i filosofi, un ente è conosciuto a partire dai suoi atti. Quindi dobbiamo studiare la creatura attraverso i suoi atti. Per esempio, se vedo per strada un cavallo che galoppa, mi rendo conto appunto che quello è un animale che è diverso dall'albero, che non galoppa, che sta appunto sulla strada fisso, ha le radici. Così se c'è un chicco di grano che poi emette un piccolo germoglio, ecco, dico giustamente che quello fa parte, ecco, della vegetazione. E così via in tante altre cose. Ora, quando vediamo l'uomo, ecco, qui dobbiamo un po' interrogarci, perché l'uomo è un po' complesso. Ecco, ci troviamo di fronte a una creatura che praticamente unisce in sé le proprietà di tutti gli altri enti che compongono il mondo che li circonda. Infatti viene detto che l'uomo è un microcosmo, cioè ovviamente quello che vediamo nella natura, poi lo vediamo racchiuso in sé. Per esempio abbiamo le sostanze minerali, no? Quindi queste le troviamo nell'uomo, quindi è un soggetto che è soggetto alle leggi dello spazio e del tempo, influenzato dal caldo e dal freddo, ecco, anche dal regno vegetale, no? Quindi praticamente il corpo umano che parte da un granello di protoplasma e poi pian piano cresce, no? Come organismo, ecco, così diventando, ecco, nella sua bellezza, no? Quindi cresce nella grazia, nella forza, nella bellezza. E poi l'uomo anche in comune il mondo animale, ecco, mangia, beve e dorme, no? Come gli altri animali. Ha gli stessi organi, la vista, l'udito, il tatto, i piaceri e sofferenze, quindi anche, diciamo, si propagano. Però ecco qui, questa creatura che ha delle caratteristiche comuni, quindi abbiamo detto sia per il mondo minerale, sia nel mondo vegetale, sia nel mondo animale, si differenzia diciamo, da questi mondi perché vediamo nell'uomo e dell'umanità un progresso più o meno continuo per le attività umane. Ecco, le scoperte, non so, scientifiche, le costruzioni e tante cose, no? Quindi un progresso di civiltà, no? Che noi non riscontriamo naturalmente negli altri mondi. Non abbiamo mai visto, non so, una scimmia che ha costruito un palazzo. O hanno fatto opere d'arte, no? O altri animali che hanno fatto qualche progresso particolare, mentre solo nell'uomo c'è questo progresso. Poi c'è anche un'altra cosa, c'è l'uso del linguaggio razionale.
E quindi l'uomo parla, canta, comprende, ecco, ragiona, no? Mentre non lo vediamo negli animali. Ecco, non abbiamo visto mai un animale che, non so, che ha composto un'opera, non so, sinfonica, no? Come Vivaldi, come Mozart. E poi anche i sentimenti religiosi, ecco, ovviamente l'uomo si rivolge a Dio, questo non lo vediamo, ecco, negli altri animali. E poi possiamo parlare anche della libertà, ecco, come segno anche distintivo. E ovviamente quello che troviamo nell'uomo, quindi non lo troviamo negli altri enti, proprio perché l'uomo è formato quindi non solo da questo microcosmo, ma c'è una cosa ancora più importante che è l'anima, spirituale, che svolge poi l'attività più alta, no? Quindi l'anima che pensa, quindi la memoria, l'intelletto, la volontà, no? Memoria che anche libera, ecco, nel proprio agire. Quest'anima che poi la rende simile al creatore. Infatti, quando Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, si riferiva soprattutto a questo aspetto dell'anima che lo distingue, ecco, dagli altri enti. E lo rende signore sovrano del vasto dominio della terra. Quindi l'uomo è fatto metà di materia e metà di spirito. Quindi ecco, questa è la cosa, diciamo, grande della struttura dell'uomo, no? Che lo rende grande. È differente dagli altri esseri. Ora dobbiamo vedere, appunto, se abbiamo detto, quindi l'uomo è fatto di materia e di anima, quindi già stiamo facendo una distinzione. Dobbiamo vedere appunto se l'uomo si è autoprodotto oppure è stato creato, cioè se è creatura, cioè se si è avuto un inizio da qualcun altro. Quindi essendo composto di corpo e anima, anche queste due note essenziali, per noi, no, noi possiamo dire che l'uomo non è mai sempre stato, ha avuto, ecco, un inizio. Quindi non ha avuto una, diciamo, un'autorealizzazione, perché lo vediamo da no, no, l'uomo lo poteva fare da sé, anche se ha queste, diciamo, prerogative, no? Quindi, rispetto agli altri esseri, l'uomo non è mai esistito, non si è dato un primo impulso, ma l'ha ricevuto da un altro essere che è stato prima di lui e che da parte sua che è sempre stato, quindi diciamo, la causa incausata, che sarebbe appunto Dio. È lui che ha dato il primo impulso. Infatti, nella Sacra Scrittura, ecco, si parla proprio che Dio, ecco, crea l'uomo. Però poi potremmo chiederci: sì, vabbè, Dio ha creato l'uomo, no? Però potrebbe averlo creato da materia preesistente? Allora, vediamo. Ecco qui, ovviamente da materia esistente, ovviamente c'è stata un'evoluzione. Ecco, se voi ora andate a chiedere
qualche ragazzo, a qualche giovane che va a scuola, dice, beh, l'uomo deriva dalla scimmia. Quindi, non so come l'hanno vista, però questa è una teoria, come sapete, di Darwin, che dice appunto che l'uomo, cioè la scimmia, cioè l'uomo deriva dalla scimmia, no? E c'è avuto questo progresso particolare. Però ecco qui, abbiamo detto che dal dato biblico si parla chiaramente che l'uomo è stato creato direttamente da Dio, quindi dal fango, e poi ha infuso l'anima. Razionalmente, ecco, noi potremmo anche dire che l'uomo potrebbe essere stato anche provenire da qualche materia preesistente, no? Diciamo anche dalla scimmia, anche se noi veramente non approviamo. Però la cosa più importante è questa. Cioè, l'uomo, abbiamo detto, che è formato di corpo e anima. E l'anima non può venire dalla cioè dal mondo materiale, ci deve essere sempre qualcuno che l'ha infusa. Quindi anche quando nasce un bambino, è sempre Dio che mette poi l'anima, infonde l'anima. E quindi questo è importante, nel senso che l'evoluzione non possiamo avvertire, perché noi non abbiamo, cioè quando si passa da un ordine all'altro, cioè non so, da quello vegetale, minerale o vegetale o vegetale animale, non possiamo avere un passaggio, cioè questo richiederebbe nuovi poteri, cioè è impossibile che si passi da un ordine all'altro. Infatti, mai avete visto voi, non so, che un albero è diventato una scimmia, oppure che un fiore è diventato un cane. Così neanche abbiamo visto in questi millenni. Non so se l'avete visto voi, una scimmia che è diventata un uomo. Nessuno l'ha visto. Quindi, proprio perché è impossibile. Questo ripugna anche alla ragione. Allora, l'errore appunto degli evoluzionisti, che dice, sì, cioè che è nato dalla scimmia, l'uomo, perché hanno questo errore fondamentale, cioè loro considerano l'anima umana materiale e non spirituale, quindi sia materiale nella sua natura, mentre l'anima è spirituale, e non si può produrre da sé o da altri, quindi solo Dio. Quindi l'evoluzionismo non è ammissibile. Quindi noi dobbiamo dire che l'uomo sì, è stato creato direttamente da Dio, e ha quest'anima spirituale che lo rende al di sopra di tutti, no? Quindi c'è l'intelletto, è qui libero arbitrio. Quindi capite, cioè ovviamente l'uomo può fare o non fare una cosa, mentre gli animali, loro, qualcuno potrebbe dire quelli sono intelligenti, loro però lo fanno tutto per istinto, cioè è quell'input che Dio ha dato che poi loro seguono proprio nell'ordine che ha stabilito da Dio. Però non è che gli animali sono intelligenti come l'uomo. Quindi quando noi diciamo che di essere stati creati, diciamo una cosa seria, perché il primo uomo è stato creato da Dio, poi l'unione tra l'uomo e la donna, ecco, portano alla materia, quindi alla formazione dell'embrione, però è sempre Dio che interviene e infonde l'anima.
Praticamente Dio ci crea, cioè Dio ci infonde l'anima, che purtroppo poi è macchiata, sapete, appunto, a causa del peccato originale, no? E quindi poi c'è il battesimo. L'unica donna che è stata preservata è stata l'Immacolata Concezione. Quindi questo è importante, ecco, anche per far, evitare questo indifferentismo religioso. Cioè, richiamare appunto al fatto che noi siamo creature. L'uomo è una creatura. Quindi che significa che siamo, che l'uomo è una creatura? Significa che dobbiamo rendere omaggio al creatore. Non possiamo farne a meno. Quindi la religione, ecco, è una parte essenziale della vita. Se Dio mi ha creato, significa che io gli devo poi realmente dare l'ossequio, no? E poi dipendo. Ecco, vedete, non so, i bambini, no? Un neonato, quando nasce, dipende tutto dai genitori. Però noi siamo ancora più, diciamo, assoggettati da parte, rispetto al neonato, perché il neonato poi quando cresce un po' diventa autonomo, no? Mentre noi in realtà, la nostra, dipendenza da Dio è ancora più grande, è assoluta, perché senza Dio non possiamo fare nulla. Ecco, proprio poi Gesù lo dice, senza di me potete fare nulla. È così, perché è Dio che poi non solo ci crea, ma anche ci sostiene. E tutto rientra nella sua provvidenza, lasciandoci liberi, eh? Quindi l'atto materiale dell'uomo sembra un'azione libera, però che è sostenuta da Dio, proprio perché Dio sostiene tutto. E quindi capite che è importante riconoscere questo legame con Dio, riconoscere questa dipendenza da Dio. È una dipendenza realmente universale e assoluta. Per questo c'è la religione, ecco, perché la religione? La religione perché, come dice bene Lattanzio, significa un legame di devozione filiale che unisce la natura umana al divino. Quindi ecco, questa è la definizione di religione. Un legame di devozione filiale che unisce la natura umana al divino. Quindi l'uomo è religioso solo nella misura in cui, in armonia con la propria natura, sottomette liberamente il suo intelletto e la sua volontà all'autorità sovrana di Dio. E in conseguenza di questa sottomissione, conforma la sua vita alla legge di Dio. E quindi, quando noi più ci assoggettiamo, più realizziamo noi stessi, potrebbe essere un controsenso, ma è così, perché noi ritorniamo al nostro creatore, ci mettiamo in rapporto proprio con colui che ci ha donato la vita, che ci sostiene. E quando lo rifiutiamo, che succede? Succede che diventiamo schiavi delle creature. Quindi, rifiutando di servire il creatore, ci assoggettiamo alle creature. Non so se vi ricordate quando San Francesco stava andando verso le Puglie, no? Per andare a combattere, il Signore gli apparve a Spoleto e gli disse: Francesco, dove vai? Cosa è meglio servire? Il servo o il padrone?
San Francesco, la mia risposta è il padrone. Allora ritorna ad Assisi, ti indicherò quello che devi fare. Infatti poi divenne il cavaliere dei Gran Re, quindi si consacrò a Dio e diventato il più grande santo della cristianità, no? Tutto ha conformato la sua vita a Gesù. E quindi ecco, San Francesco poi è l'uomo più santo, anche più libero, proprio perché è diventato il servo del creatore. Mentre quando noi rifiutiamo questa dipendenza da Dio, alla fine ci facciamo schiavi o delle creature o delle nostre passioni o del demonio. Beh, siamo schiavi. Infatti poi, se uno rimane fisso così, alla fine rimarrà schiavo per tutta l'eternità e quindi sarà infelice. Mentre Gesù è venuto proprio a donarci la libertà di figli di anche proprio nel servire Dio. Quando noi serviamo, si dice, come se governassimo, proprio perché stiamo con il Signore. Allora capite, ecco qui entriamo anche, abbiamo detto che l'uomo è una creatura, quindi dipende da Dio, a questo. Capite ora il dovere del culto divino. Quindi se c'è questa dipendenza, assoluta e necessaria verso Dio, ci sono anche dei doveri. E quei doveri che si esprimono, appunto con la religione, questo legame, attraverso quelle forme di venerazione, di adorazione verso Dio, che poi si traducono negli atti di culto, come non so, la preghiera, gli atti di fede, di speranza, l'adorazione, il sacrificio. Quindi in tante espressioni dove l'uomo manifesta appunto questo amore verso il Signore, che investe poi questo culto sia la parte interna che esterna. Cioè, naturalmente io internamente, non so, mi faccio le preghiere, adoro il Signore, no? Come diceva Gesù, ecco, si avverrà in spirito, no? Anche il Signore. Però poi c'è anche l'altro culto, anche quello esterno, perché noi siamo formati anche di materia, di corpo, e quindi pensate alle cerimonie, alla lingua, ai canti, eccetera. E quindi anche l'esterno è importante proprio perché noi siamo formati di anima e corpo, quindi anche esternamente dobbiamo dare quel determinato culto a Dio. Quindi capite anche le cerimonie, quando non so, si frequenta Santa Messa, ecco, con il rito, quello romano antico, gli atti esteriori del corpo erano e sono più evidenti rispetto al nuovo, purtroppo sono stati eliminati in gran parte con la nuova liturgia, e quindi si è perso molto di quella sacralità propria del culto anche esterno. In alcune religioni è anche più sentita, non diciamo quali, però per dire che noi siamo formati anima e corpo, quindi sia internamente ma anche esternamente dobbiamo esprimere questo culto. E poi c'è il culto sia individuale, io prego, adoro il Signore individualmente, non sono nella mia camera, però facendo parte di una società insieme ad altri membri, di una società civile, e poi noi come Chiesa, appunto, siamo formati appunto da tutti i battezzati, ci sono anche il culto pubblico. Quel culto al quale anche noi siamo tenuti, quindi sia,
quindi quello privato, ma anche quello pubblico. E non possiamo esimere, perciò per questo c'è anche il cosiddetto precetto. Cioè, secondo me, ti ricordi di santificare le feste? Per la Chiesa il precetto è quello di frequentare la Santa Messa domenicale. E qualcuno dice, vabbè, io mi faccio preghiere a casa. Capite? Li fai a casa, però ti farà in Chiesa, perché come membro della Chiesa, e poi l'autorità dice appunto che andando in chiesa, partecipando al sacrificio della Santa Messa, che tu dai quel debito culto a Dio, di ringraziamento, eccetera, e non puoi esimere, anche perché formiamo una cosa pubblica. Che cosa bella, se leggiamo nell'Antico Testamento, quando con Giosuè, no? Quando poi si ristabilì il culto, ovviamente partecipava tutto il popolo. Addirittura poi mi sembra anche gli animali, eccetera. Però per dire che tutti erano concordi, così ci dovrebbe essere nelle nostre comunità. Purtroppo ci piange il cuore vedere appunto la diserzione di tanti che non frequentano, ecco, la Chiesa. Abbiamo detto all'inizio, indifferentismo religioso, che è frutto proprio di questa non considerazione che noi siamo creature, che dipendiamo da Dio. Quindi dobbiamo dare il debito culto a Dio, sia internamente che esternamente, sia con l'anima, con il corpo, individualmente e con gli altri fedeli. Poi andiamo all'ultima parte. E oltre naturalmente a questo dovere, ecco, il dovere dunque di adorare Dio è un'esigenza chiara e necessaria di retta ragione. Solo l'ignoranza grossolana col dominio della passione posso rendere conto della sua negligenza. Ecco. Quindi dice San Paolo. Il reale di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà, ogni ingiustizia, gli uomini che soffrono in verità nell'ingiustizia, perché che Dio si può conoscere il loro manifesto. Dio stesso l'ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza di vita, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere ricompiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa, ecco, pure se chi non crede in Dio non ha nessuna scusa. Oppure, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato e ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti. La loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna, hanno adorato e servito le creature anziché il creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. E questo appunto San Paolo, no? E quindi sembra quell'immagine che poi vedete dietro, è proprio San Paolo che predica ad Atene, no? Grande appunto apologeta San Paolo. E poi ecco, quindi il dovere del culto. E poi oltre al culto, l'uomo, proprio perché è creatura, ha anche un dovere morale. Perché? Essendo una creatura che viene da Dio, deve naturalmente compiere, deve agire secondo la volontà di Dio. Poi vedete appunto come l'universo, no? È tutta una perfezione, so, dal più piccolo, per parlare di microcosmo, ma anche se uno alza un po' gli occhi al cielo, e vede appunto le stelle, i pianeti che vanno nell'orbita, non so, anche il Sole cioè la Terra, i pianeti che girano attorno al Sole, tutto sincronizzato. È proprio perché Dio ha dato quest'ordine, tutto una meraviglia. E quindi anche questo è l'ordine che noi vediamo
nella natura dimostra l'esistenza di Dio. E tutto obbedisce, tutto. Solo, ecco, l'uomo ha questa grandezza dell'anima, anche questa libertà, però una libertà che deve utilizzarla non per fare il male, ma deve utilizzare questa libertà per fare il bene. Quindi anche la volontà dell'uomo deve agire secondo i voleri di Dio. Perché se la volontà dell'uomo rientra nell'ordine stabilito da Dio, ecco che tutto va bene. Ci si santifica, si vive in pace e si è felici. Mentre al contrario, se si agisce in modo contrario a quello che Dio vuole o ha stabilito, ovviamente lì poi ovviamente non va tutto in malora, quindi l'uomo non è felice, non è più schiavo, addirittura può perdere anche la felicità eterna. E quindi per quanto riguarda la morale, veramente per la morale c'è bisogno anche che conosca Dio e la sua volontà. Quindi dobbiamo formare la nostra volontà affinché agisca sempre secondo questa conoscenza. Quindi è che dovere di conoscere Dio, ciò che Lui vuole. Quindi l'importanza dell'educazione religiosa. E questa educazione religiosa che deve essere già attuata già da piccoli. Quindi ecco, pensate l'importanza dell'educazione religiosa che devono dare i genitori ai figli già nella prima infanzia, che poi deve continuare ecco, anche lungo il corso della vita per crescere come Gesù in età, sapienza e grazia. Quindi ecco, abbiamo visto in questa lezione come l'uomo viene da Dio, è una creatura che viene da Dio, dipende da Dio, deve rendere culto a Dio, deve vivere secondo Dio e naturalmente non può esimersi, diciamo, da questo culto e da questo vivere secondo Dio.